di solito è un buongiorno, 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 stavolta è buonasera, buonasera. Si prova a fare un'uscita pomeridiana? Si va nel bosco? È qualche giorno non torno nel bosco, ragazzi. Venite con me, venite con me, si va a fare una giratina, si guarda se si muove qualcosa. Avanti, 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 matto. Guardate luce bella, ragazzi, guardate luce bella. Ci siamo? Ci siamo? Ho scelto l'uscita verso Pistoia. Prendo l'uscita verso Pistoia, grazie, grazie, grazie. Ho scelto di tornare da queste parti. È la prima uscita a funghi veri verso Pistoia. E va. Oh! Ha nominato un posto. Vai, 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 ragazzi, ci siamo. Avanti, 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 mai mollare. Orari insoliti, ragazzi, orari insoliti. Io ho già visto una persona che conosco. Allora, un appetito, si a mangiare. Quanto sarei anticipo? E allora, vai, 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 avanti, avanti, avanti. No, no, vedo tutte interne in capo. Le vedo tutte interne in capo. E io pensavo che te lo mi chiamo. No, va qualche volta, vai. Ciao. Ma come le... Ma come l'è bella? Quasi come te, quasi come te. Ma te lo guarda nessuno. Grande che... No, è tremendo, tremendo, tremendo. Adesso per Dani. Com'è? Dai, tutto a posto. No, gli è lui, gli è lui. Ci siamo. Ragazzi, ci siamo? Siamo nel bosco? Questi sono faggi? Siamo ai faggi. Oggi esplorazione. Guardate, un po' di movimento si vede di ciò. Dai. Venite con me. Andiamo. Avanti, mai mollare, mai. Guardate voi questa sponda come tutta muffata, ma guardate le muffe ci sono, guardate qua. Avanti, ragazzi, è presto. Ovviamente, ragazzi, cosa da non fare le... tirare le bastonate a fungo. O perché vi levate un fungo che non vi piace, lasciatelo far lì, rispettare la natura, ragazzi. Via. Ragazzi, allora, voi non ci crederete, ho visto qualche piccolo segnale appena entravo nel bosco, vedete, qualche funghettino di nascita, ho detto, ma forse qualcosa può darsi ci si muova. Poi sono arrivato qui, ragazzi, io ve lo dico, ci sono poche emozioni come queste, ma veramente poche, ma ve lo dico perché... Le incredibili, guardate, ho visto una cosa incredibile, un sasso completamente alzato, guardate questo sasso, vedete come gli ha schiacciato il fungo è nato sotto il sasso, probabilmente perché il calore che propagava questo l'ha fatto nascere, vedete? Guardate buffo, ragazzi, allora, io non so in che si troverà, ma se c'è questo fungo qui, non oso andare avanti, matto, ragazzi, che bellezza, mamma mia, allora, temperatura perfetta, un caldo pazzesco, sole, magari tra poco comincia a venire anche qualche goccia, quindi situazione stratosferica,
E ora guardiamo il che ci riserva questo bosco. Venite con me, venite con me, mai mollare. Avanti, avanti, avanti. Ragazzi, e le presto, e le presto, le presto. Però cominciano, cominciano. Allora, tanto qualcuno lo troverà, non ce ne importa nulla, e si copre e si va avanti, 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 dai, 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 mai mollare. Effettivamente un po' si vede questo, si ricopre da meglio, però voglio farvi vedere un'altra cosa, ragazzi, voglio farvi vedere un'altra cosa. Secondo me si è beccato una partenza. Non lo dite a nessuno, non lo dite a nessuno. Guardate che vedo, guardate che vedo qui, ma guardate che vedo qui, guardate come sono, guardate qua, guardate qua. Uno sassi a sufficienza per coprire questi funghi. Mamma mia, mamma mia. Avanti, 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 ragazzi, mai mollare, mai mollare. Ora si aprono, ecco, vedete, da questo intanto si apre, quest'altro potrebbe essere il limite, si prende, lasciamo anche questo. Ora trovo un sasso, venite con me, venite con me, ragazzi. Questa è una spia porcino, ragazzi, in dove ce lo fa la spia, dove sei, dove sei? Dai, 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 avanti, avanti, avanti. Non solo funghi, ragazzi, ma guardate la bellezza di questa pianta con questi musi, non ne conosco il nome, ma è straordinaria. Avanti, avanti, avanti. E devo dire anche profumatissima. Gladioli. Un profumo di gladioli. Boh. Chissà, ora andrò a vedere che pianta è. Troppo bello, troppo bello. Avanti, avanti, avanti. Matto. E queste sono buonissime, queste sono buonissime da mangiare. E nel visto sono favolose. Avanti, avanti, guardate voi la bellezza di questa maniglia, ragazzi. Ma guardate voi la bellezza di questa maniglia. Guardate qua, funghi, dove siete? Abboccano! Credei fossi buono, Bocco, abboccano, abboccano. Ragazzi, una delle condizioni è più da noia per i funghi è proprio questo vento. Il vento, ragazzi, c'è poco da fare. Il vento da noia. Avanti, avanti, avanti. Ragazzi, si fa gli esploratori, Guardate qua, che lavoro. Ahi, ho sentito l'ortica. Ragazzi, c'erano i daini. Belli. Mannaggia, ci hanno sentito, mamma mia. Avete visto, c'erano due daini, sono andati via proprio qui adesso. Ora non ho fatto in tempo a prendere il telefonino per mostrarvi, però sono entrato in questo foggettino. Ma guardate che c'è qui, guardate che c'è qui, ma guardate che c'è qui, ragazzi, ma che ve ne rendete conto? No, ora ditemi voi se c'è un fungo. No, ma che si scherza davvero. È un po' mangiucchiato dalla lumachina, però tanta, tanta roba. Avanti, 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 ragazzi, venite con me, venite con me. Ragazzi, allora voi ora non ci credete. Voi non ci crederete. Siamo negli abeti. Siamo negli abeti, guardate. Guardate, guardate, guardate. Ci sono funghi ora negli abeti? Difficile, difficile. Guardate, guardate che c'è qui. Guardate che c'è qui. Guardate che c'è qui. Ora ve li conto, Ora ve li conto, ora ve li conto. Due. Ma aspettate, Venite con me, venite con me, venite con me. Venite con me. Da 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 da. Tre. Di nascita, guardate qua. Quattro. Guardate il fondo, come si fa? E quello bello ve lo fa vedere da qui, ve lo fa vedere da qui quello bello, eccolo. Ora si raccolgono, avanti, avanti, avanti agli abeti. Ma allora ora si passa alla raccolta, questo e si apre e si apre dopo. Questo vecchiarone, proprio vecchiarone, ma vi rendete conto?
vi rendete conto, un vecchio, però, questi sono bellini, e ovviamente a misura 2. Matto, puff. Ma come funghio sia gli avessi, li avrebbe mai fatti? Ma chi ce li avrebbe mai fatti? Vedi secondo me, perché questo merita davvero. Guardate come questo. Ragazzi, funghi da peso, 4, 5, perché uno si è lasciato, avanti, mai mollare, ragazzi, allora anche questo si copre, tadà, magari ci si mette un altro sassino, guarda, si rialza un pochino, gli si dà modo di crescere, zaccati, tada, qualche uno lo ritrova, vai, avanti, poi uno gli arriva qui e dice no, abboccano, io sono piegato e ho visto un colorino rosso, però c'è sta scala, adrenalina a palla, avanti, questi ci mancavano, guardate qua che c'è. I galletti. Guardate qua. Eccoci. Avanti. Guardate che gallinacci piccini c'è qui. Avanti. Vedete, abbiamo cambiato esposizione. E guardate. I gallinacci come sono indietro, ce ne sono tantissimi, direi. Guardate qua. Questi forse un po' più bellini sono, dai. Guardate qua, madonna. Quanti ce ne sono? Dei galletti. Guardate qua. Avanti. Siamo ragazzi, ci siamo! Questo pomeriggio, un'uscita pomeridiana, ragazzi, sono poche, guardate, le mie uscite pomeridiane sono veramente poche, magari parto tardi, però di pomeriggio non lo so, e oggi mi è venuta così. Siamo in una faggeta bellissima, che cosa abbiamo fatto oggi? Abbiamo visitato due boschi, fondamentalmente, due boschi anche abbastanza interessanti, e ho trovato funghi nella pece. No, io non ci crederete, lo so, vabbè, non è vero. E, c'è sicuramente stata una partenza, probabilmente quando vedrete questo video sarà passato così tanto tempo e quella partenza sarà già un arrivo. E, che dire, pochissimi, però di pomeriggio trovare, guardate voi, questi sono 2, 4, 6, 8 funghi e poi ne abbiamo nascosti 4, quindi 12, un po' di galletti, un po' di russole, i che non fanno mai male. Io credo ci si possa veramente accontentare, soprattutto questo fungo all'avete mi ha veramente sorpreso, come questo e come questo, questi tre agli abeti. Invece gli altri erano proprio al faggio, i primi funghi di faggio, perché se avete visto le immagini dei video, tutto castagno, c'era venuto anche a noi, francamente un bel po' di faggio ci fa proprio ben sperare. Che dire ragazzi, canale YouTube Porcini che Passione, vi aspetto e mi raccomando, mai mollare, avanti, wow.